Il TRG Attualità di questa sera cade alla vigilia della cerimonia di accensione dell'albero di Natale più grande del mondo, che per il 14° anno la nostra emittente vi proporrà venerdì 7 in diretta. E allora vogliamo condire questa vigilia attraverso i temi che hanno caratterizzato ovviamente gli annunci di questi giorni, ovvero l'ufficializzazione dei testimonial d'eccezione, le frecce tricolori che sono state chiamate a partecipare, ovviamente con i propri piloti, con la pattuglia acrobatica guidata dal comandante Farina, che saranno presenti in piazza 40 Martiri a Gubbio. Non solo questo, perché grazie a una clip curata da Lucio Grassini vedremo anche un pochino i preparativi, le fasi salienti di queste lunghe settimane che hanno visto il Comitato degli Alberaioli, tutti volontari, adoperarsi alacremente sulle pendici del Monte Engino. E infine parleremo anche di una iniziativa particolare, che è una novità quest'anno, che giungerà in piazza proprio al termine della cerimonia. Ma intanto riassumiamo quello che è il programma della giornata di domani nel servizio. Sarà il nuovo comandante maggiore della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, Gaetano Farina, a guidare la delegazione di piloti del corpo aeronautico più amato dagli italiani e più famoso a livello internazionale, che sarà presente a Gubbio venerdì prossimo per la cerimonia di accensione dell'albero di Natale più grande del mondo. La conferma da parte del presidente del Comitato Alberaioli, Lucio Costantini, che ha illustrato in conferenza stampa il programma del 7 dicembre, evidenziando l'eccezionalità della presenza degli ospiti scelti quest'anno per premere il fatidico interruttore via iPad. Attivare queste organizzazioni non è cosa semplice, perché non è che si spostino per la sagra della polenta o che altro, però proponendosi in maniera adeguata, motivando bene la scelta che facciamo e quindi la richiesta a loro di essere con noi in un evento che ormai è diventato un evento importante, non solo a Gubbio, non solo in Umbria, lavorandoci bene si raggiungono i risultati. Siamo arrivati ai papi, al Presidente della Repubblica. Questo di quest'anno è veramente un bellissimo risultato. E sono già 800.000 i contatti sui social e ogni anno viene perfezionata un'organizzazione complessa, ha sottolineato Costantini, capace di coinvolgere sempre più soggetti del sociale, come da ultimo i ragazzi con problemi di autismo dell'Officina Leonardo. Consenso crescente sta ottenendo l'iniziativa Adotta una luce per dedicare ai propri cari una delle luci dell'albero, messa in campo dall'agenzia Venerucci Comunicazione, che realizza anche il calendario con la suggestiva foto di Gavirati inserita in una bolla innevata. Confermata la presenza coreografica degli sbandieratori di Gubbio e del Corteo Storico dei Quartieri, in piazza, la delegazione delle frecce tricolori sarà composta, oltre che dal nuovo comandante Farina, dal capitano Franco Marocco, dal capitano Franco Chiapolino e dal capitano Domenico Gatti, a rappresentare il quinto reparto comunicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Anche quest'anno un countdown scandirà gli ultimi secondi prima dell'accensione, come avvenuto nel 2017 con l'astronauta Nespoli, collegato dallo spazio. Costantini, insieme al sindaco Stirati, ha ringraziato coloro che a vario titolo ogni anno rinnovano una sorta di miracolo, a cominciare dai volontari del gruppo Alberaioli. È la dimostrazione di un grande gioco di squadra, che è il risultato appunto di un gruppo di volontari, no? L'associazione, il comitato dell'albero di Natale più grande del mondo, ma al tempo stesso mette in campo tante energie pubbliche e private. Lo stesso comune è mobilitato con tutte le sue forze e i suoi mezzi per garantire il massimo dell'organizzazione e della funzionalità di questo appuntamento. L'albero può darci appunto questo messaggio di solidarietà, ma anche di condivisione, di unione. Attraverso l'albero e con tutte le iniziative che attorno adesso si sviluppano nella città, noi abbiamo costruito un brand importantissimo che fa di Gubbio una delle realtà più magiche per il periodo natalizio, con diciamo così, una promozione della città, del territorio e di tutti questi eventi che guarda alle famiglie. Oltre al sostegno del comune, da sottolineare le collaborazioni artistiche di Lucia Angeloni, che ha curato l'opera in ceramica da donare ai testimonial, e di Antonella Capponi, che ha decorato il libro firme, entrambe presenti alla conferenza stampa insieme al sindaco.
Quello che io ho rappresentato è una superficie scura che rappresenta forse anche la notte, dove il, tre vettori ascensionali scandiscono una superficie. Non a caso ha una forma triangolare che riprende la forma dell'albero in maniera molto sintetica. C'è un riferimento a Kandinsky, al suo trattato Punto, linea e superficie. Kandinsky, che era il padre, che è stato il padre dell'astrattismo, e questo trattato è stato scritto nei primi anni del Novecento. L'idea nasce da Lao Tzu, quando dice che nel vuoto sta la sua funzione, e quindi è proprio il vuoto che contiene invece tutta la ricchezza e tutti i valori che sono legati dietro a questa costruzione di questa meravigliosa opera che da 38 anni anima le feste della nostra, la festa più grande della nostra città. Ho dato un titolo al lavoro, che è Uniti in un abbraccio comune a difesa di un valore. Ecco, è la difesa di questo valore, non solo il valore del Natale, ma i valori che sono della nostra città, e questo vivere in maniera silenziosa, questa grande dedizione che gli alberaioli per 100 giorni dedicano, questi loro 100 giorni, a questa grande costruzione di questa bellissima opera. E a questo io aggiungo altre parole riguardo a quel vuoto, che sia colmo quel vuoto, perché quel vuoto rappresenta il fondamento del tutto, e quindi come argilla nelle mani di un vasaio, che sia quel vuoto colmo di tutti i nostri valori più grandi. Tutto è pronto dunque per venerdì, quando dalle 18:15 partirà la cerimonia in piazza 40 Martiri, in una serata di condivisione che ormai diventa immancabile per aprire il periodo del Natale di Gubbio e dell'Umbria. Ed ora spazio, immagine ai grandi protagonisti, il Comitato Alberaioli guidato da Lucio Costantini, lo abbiamo già sentito, ma li vedremo ora all'opera, perché ormai da settembre, come ogni anno, ogni fine settimana viene scandito dal lavoro di questa ormai grande famiglia, una famiglia che peraltro sta conoscendo un importante ricambio generazionale e che è ormai un punto di riferimento fondamentale sia del tessuto sociale cittadino, ma anche per il Natale dell'Umbria, perché ormai senza albero di Natale più grande del mondo non sarebbe forse la stessa cosa, per quanto riguarda almeno l'aspetto dell'atmosfera e la parte e l'impatto estetico e mediatico del Natale in Umbria, che ormai fa il giro del mondo grazie all'albero di Gubbio. Allora vediamo come nasce l'albero di Gubbio in questo racconto video curato da Lucio Grassini. Buongiorno, oggi 16 settembre 2018
hanno inizio i lavori per l'allestimento dell'albero di Natale più grande del mondo. Un saluto a tutti. Ci sarà più alla vena? Va sotto che passi qua. Ma tu guarda, da parte della testa. Thank you.
tira su con una corda. No? Aiutami a te! Ma che fai di cinema la carica? Ma non lo fai in più!
soltanto come il cielo, tutti di qua di qualche monumento. Guarda che giro! Cavina! Prima! Sta zitto, sta zitto! Si l'ha montati! Tira bravo, così, dai, va su. Il carrucolo c'è di sopra? Ma tira su il carrucolo, di qua sta anche su. Guarda come sto spostando. Tagliala su. No, 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 c'è la cortina per tirare. La punta, l'alzata!
e passare la corda sul dietro, non sulle platoniere. E tieni la Federica. Vieni, tira verso te. Vedi, verso te. Dai, dai. Questa tieni. Ascolta, ascolta, ascolta. Vedete quella di qua. Guarda di qua. Deve scavallare pure. Esatto. Tira, Francesco. Ad agilità. Mira di ad agilità, ad scavallare. Ad scavallare là. Io mi chiedo la barra la monti? Tutti e due sulla stessa fila, uno di voi due, uno sotto, uno sopra. Basta! Adesso alzate te, Euro, alzate! Che tira prima te, Francesco! E più, Francesco! Il fermo, capito? Posto. Ragazzi, che sopra hanno vinto. Ma no, sono stati a rimontare.
Ma l'edizione di quest'anno 2018 sarà anche seguita da una coda particolare, perché li abbiamo ospitati nei nostri studi. Ci saranno i giovanissimi ciclisti dell'Icuvium Bike con un testimonial d'eccezione, Luca Panichi, recordman delle scalate in carrozzina. Stavolta verrà in discesa. Perché? Perché ce lo hanno raccontato proprio loro, li abbiamo incontrati in un angolo proprio della nostra sede. Ci sarà una sorpresa tra le tante sorprese la sera del 7 dicembre in occasione della cerimonia dell'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo, e ne parliamo non a caso con Giorgio Tomassoli dell'Icuvium Bike e con un amico che ci torna a trovare se spesso e è un piacere avere di nuovo qui a TRG, che è Luca Panichi. Perché la sorpresa la sveliamo in buona parte, non in tutto, ma in buona parte sì, perché quest'anno nel corso della cerimonia, oltre a dare un'occhiata a quel che accadrà sul palco, a un certo punto, Giorgio, ci sarà una luce particolare che scenderà dal Monte Engino. Sì, esatto. Praticamente ritorniamo come 15 anni fa. Ci è stato chiesto di ricreare questa atmosfera. Quindi riscenderemo giù proprio il giorno dell'accensione dell'albero. Con le fiaccole. Con le fiaccole sulle mountain bike, giustamente, e arriveremo giù in città. Ora, ovvio che il tempo non sono più tempi di qualche anno fa, quindi dobbiamo aspettare tutta la cerimonia. Però la cosa carina è che quando arriveremo giù nella città avremo i ragazzini della scuola di mountain bike, della mia associazione, che si uniranno al gruppo e raggiungeremo tutti quanti insieme il qui presente Luca Panichi, che insieme a questa sorpresa, che poi la sveleremo dopodomani, inizieremo ad ascendere e arrivare fino all'arrivo. Sarà una discesa particolare, anche perché Luca Panichi è abituato alle salite. Le salite in carrozzina, è un recordman dei più importanti passi dolomitici, dei Pirenei, diciamo, le Tour de France. Insomma, sei un grande appassionato di salite, stavolta però ti tocca la discesa. Chissà che non sarà il segno dei tempi. Il prossimo anno compie 50 anni, quindi sto pensando proprio in controtendenza a queste discese che è sempre più pratico di provare a scalare il Mortirolo, ma quelle sono è un modo per metterci un sigillo. Per me sarà importante fare questa discesa perché dentro un contenuto di passione per il ciclismo proseguiremo questo rapporto che per me è bellissimo. Vengo qui da Giorgio spesso a fare anche l'incontro con i ragazzi in questa scuola di ciclismo, vera e propria scuola che sta lavorando veramente con grande intensità, perché l'obiettivo è fare lo sport, ma anche nell'auspicio di formare i giovani a diventare, prima ancora che atleti, persone. E qui il lavoro è veramente straordinario. Si parlava anche di questi episodi dove già i ragazzini mostrano una sensibilità, un modo di rapportarsi agli altri importanti, e questa la scuola di ciclismo, l'Icuvium, lo fa con grande merito. Quest'anno la parola d'ordine, possiamo dire, di questa cerimonia d'accensione è lo spirito di squadra. È stata scelta la pattuglia acrobatica delle frecce tricolori. Lo spirito di squadra anima i volontari dell'albero, ma in fondo anche il ciclismo, che sembra uno sport individuale, in realtà non è così, perché c'è sempre un team e poi c'è una squadra. Pensiamo insomma ai mondiali, alla nazionale, che rappresenta un po' il top per un ciclista, no? Beh, diciamo, poi messo dentro la cerimonia dell'accensione di un albero che è apprezzato in tutto il mondo, il ciclismo qui assume un valore aggiunto per dare qualità al vissuto comunitario, quindi crescita dei ragazzi, ma anche condivisione con tutta la popolazione. E quindi sicuramente in questa fase finale riusciremo a dare, come dire, quell'immagine di positività e di slancio che è un po' anche il significato dell'albero stesso, cioè condivisione, partecipazione, entusiasmo, gioia per avviarci in una stagione natalizia che possa celebrare al meglio i valori che tutti noi vogliamo praticare per noi, ma anche trasmettere agli altri. E il ciclismo su questo è uno sport meraviglioso. È la prima volta che assisterai, comunque sarai presente a Gubbio in questa serata? No, già ci sono stato 2 anni fa, credo, sempre facemmo una scalata del monte e poi condividemmo, io non la discesa perché lì era un pochino più complicato, e infatti questa sarà una parte finale, ma quest'anno avevo pensato anche di metterci una mia piccola sorpresa, solo che mi sto trascinando una piccola ferita e quindi sono atleticamente un pochino bloccato, ma sono sempre risorse
queste che poi ritirerò fuori più avanti. E poi l'albero si accende tutti gli anni, Luca Panichi, voglio dire, è di casa Gubbio. Ricordiamo quindi anche a chi parteciperà alla cerimonia in piazza che con l'accensione dell'albero quest'anno non finisce tutto. No, non finisce tutto, anzi, diciamo che inizia inizia questo periodo, però se le persone che saranno lì presenti avessero veramente la cortesia di aspettare qualche secondo, ecco, giusto il momento in cui noi arriviamo in piazza, insieme faremo tutti un brindisi e sarebbe veramente molto più bello, molto più, diciamo, l'atmosfera stessa, no? Più calorosa. Ecco, c'è una piccola consegna che vogliamo immortalare, no? Sì, quest'anno ogni partecipante alla fiaccolata indosserà questa maglietta ricordando il 15° anniversario. E quindi la consegno già immediatamente oggi stesso a Luca. E fra l'altro volevo ricordare che quest'anno non potremo, per l'occasione, non potremo fare quell'evento dove Luca dovrà battere il suo record, che sarà da San Marziale arrivare a San Gerolamo, ma lo faremo subito dopo la Befana, quindi cercheremo, diciamo, di trovare una giusta data per creare un evento particolare, già ci stiamo lavorando, quindi... Quindi intanto ti auguriamo buone feste e buon anno, però sappiamo, abbiamo già capito che a gennaio sei dei nostri. Sono già stato precettato e direi che facevamo la battuta prima, questa è la maglia bianca, il Giro d'Italia maglia bianca è il leader dei giovani, quindi in questa scalata che faremo... Sotto i 75 anni si è giovani, lo hanno detto pochi giorni fa. Esatto, ecco, mi hai anticipato su questa notizia e doppia valenza perché sarà una scalata condivisa con i ragazzini a portare avanti quei percorsi di avviamento allo sport e al fare le cose nella giusta condivisione e con i giusti significati, e quindi in questo caso anticipo anche io, faccio gli auguri a tutti i telespettatori, a voi, per me venire qui a Gubbio è sempre un grandissimo piacere. Grazie Luca, in bocca al lupo, grazie a Giorgio, in bocca al lupo, buona discesa insieme in diversi tratti. Terminiamo con l'immagine di questa maglia che celebra la 15ª fiaccolata dell'Icuvium Bike Adventure, che dalla Basilica di Sant'Ubaldo vi porterà in Piazza 40 Martiri. E chiudiamo dunque questo TRG Attualità dandovi appuntamento a domani, a venerdì 7 dicembre. La diretta inizierà dalle ore 17:30 con lo speciale Link. Avremo ospiti in studio, vedremo filmati anche, perché no, riferiti alle cerimonie degli anni precedenti, ma soprattutto ci collegheremo dalle 18:15 circa con la cerimonia che trasmetteremo in diretta da Piazza 40 Martiri in collaborazione con Arancia Live. Tutto questo domani e poi replica fin dalla serata, non stop dalle 21 sul canale 111 di TRG1. Grazie e dunque ci vediamo domani con Link speciale, albero di Natale più grande del mondo.